20 maggio 325 si apre il Concilio di Nicea, primo concilio ecumenico del mondo cristiano. Convocato dall'imperatore Costantino, poiché le dispute teologiche sempre più aspre erano anche una questione di Stato, il concilio nasceva per definire la natura di Cristo in relazione al Padre, in particolare se il Figlio fosse della stessa usia, sostanza, del Padre. Su 1800 vescovi, solo circa 300 furono i presenti, in stragrande maggioranza dalle chiese d'Oriente di lingua greca. La rappresentanza latina era costituita da due inviati da Papa Silvestro, quattro europei, Marco, Nicasio, Osio e Domnus, e il cartaginese Cecilio. Il clima delle assemblee fu a tratti turbolento. L'estenuante discussione sulle tesi di Ario accese gli animi a tal punto che in un frangente Nicola di Mira, il futuro santo, prese a schiaffi colui che definiva l'eresiarca. Il 25 luglio 325, a conclusione del concilio, patriarchi e vescovi celebrarono il 20° anniversario di regno dell'imperatore. Le verità di fede formulate nel credo sono da allora chiamate simbolo niceno. Le dispute teologiche di cristologia sarebbero state nuovamente affrontate al concilio successivo, che si celebrò a Costantinopoli nel 381.